Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti nel giocherino in questa nuovissima serie su Separate Ways. Sarebbe a dire il DLC che è uscito pochissimo tempo fa di Resident Evil 4. Come sempre ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like per questo primo video. So che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochi ragazzi, è per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. E quindi ragazzi, prima di dire qualsiasi altra cosa, io ci tengo a ringraziare veramente, veramente di cuore il mio amico Roby che me l'ha praticamente regalato, che quindi mi sta permettendo quest'oggi di incominciare questo incredibile DLC. L'ultima volta che io ho visto qualcosa riguardo questo DLC appunto ragazzi è stato con la reaction al trailer. Tra l'altro io quella reaction l'ho registrata lo stesso giorno in cui il DLC sarebbe uscito, però come avevo detto sui social nella sezione community, ho voluto aspettare di finire, diciamo così, Layers of Fear prima di incominciarlo. Sono estremamente curiosa, ovviamente, a quanto mi avete detto comunque questa storia aggiuntiva era già presente nel gioco originale, quindi non è che si sono inventati qualcosa di nuovo, ma si sono limitati semplicemente a ricreare un qualcosa che era già stato fatto, quindi toppe! E sì, ripeto, sono veramente molto molto curiosa di conoscere questa storia parallela che riguarda appunto fondamentalmente Ada. E quindi eccoci qua, questo è il menu principale di Separate Ways. Ci hanno messo questa Ada Wong assolutamente meravigliosa ragazzi, io direi di incominciare, non perdere tempo. Questa modalità è possibile completare solo sfide strade diverse, va benissimo, a noi non è che ci cambia qualcosa, quindi incominciamo una nuova partita. Direi ragazzi di giocarla a normale, non chiedermi di farla ad estrema perché veramente è chiedere tanto alla sottoscritta, quindi wow, quanto entusiasmo. Ok, ecco Luis. Questo ritmo spagnoleggiante è meraviglioso. Fantastico! Ma che spettacolo! Parete che mi tocca bailare, hermano. Non penso che ormai ti possa rispondere. Non è così che si finisce un ballo. Oh, eccola qua. What the fuck? Le tue preferite, non sbaglio. Tempismo perfetto, Ada. Sai, non mi piace molto essere legato. Eh sì. Devo ringraziarti. Quei maledetti monaci mi hanno portato via proprio tutto. Compresa l'ambra? No. Sono furbo, l'ho nascosta giusto in tempo. Fammi strada. Con piacere. Bene, andiamo. Wow, ragazzi, cioè... Inizio... È vicina? Bomba! Non proprio. Cioè, fantastico tutto ciò. Niente ambra, niente patto. Lo sai bene. Tranquilla, tranquilla. A che ti serve comunque? Ma... Non lo so. Per ora.
È stato meraviglioso, posso dirlo? È un inizio col botto, è stato meraviglioso. Quindi guarda, va bene, ovviamente qua ci rifanno un piccolo tutorial, ragazzi, meno male, ovviamente per chiunque avesse dimenticato un po' come si gioca, la sottoscritta sicuramente. Quindi vediamo un pochettino se qua intorno c'è qualcosa, a parte cadaveri maciullati, sembrerebbe di no. Quindi posso correre, direi di sì, fatemi scattare perché se no già ce posso mettere una vita. Mi aspetta tutto sexy. Ho appoggiato lì al muro. Si passa? Andiamo, Luis. Segui queste chiappette d'oro. Matadlo. Os vamos a aniquilar. Abbiamo compagnia, ci stanno cercando. Ma noi siamo superiori, ok? Ricevuto. Vai su, Luis. Arriva e listo. Oh, Jesus. Oh, what the fuck? Ma che cavolo sei tu? Ci vediamo dopo. No, io non me la vedo con quel coso. Che razza di uomo lascia una donna? Infatti. No. Io non me la vedo da sola con quel coso. Ma niente funerali, ok? Maledizione, che palle. No, 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 no. Non ci credo. No, non ci credo, dai. Che schifo. Che schifo sei. Mi sembrava strano. Raga, sarebbe stato troppo bello non doverci avere a che fare. E invece eccoci qua. Oh shit. Shit. Boh, raga, mi dovete dare un attimo. Ci devo riprendere un attimo la mano, Ma guarda il bastardo. Oddio, meglio non stare troppo vicino, ragazzi. Ah, forse potevo andarlo a colpire. Va bene, va bene, va bene. Cerchiamo di fare attenzione perché... Soreta, mannaggia, devo schivare, mannaggia a me, mannaggia. Ok, forse posso... Che cosa... What the fuck? Mi sa che si è un po' alterato. Quanti sono? Quanti sono? Oddio. Oh, oddio. Oddio, dove... Oddio. No, raga, sono 10.000. No, 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 no. Io dovrei sprecare i miei colpi. Oddio, no. Ma di che stiamo parlando? Pure questo no, non me lo puoi fare, bello. No. Le allucinazioni con te che ti sdoppi. Anzi, cioè, ti quadruplichi o non so che cavolo altro. No, raga, ma dai. Granata, basta. Scusa, oddio. No, raga. Oddio. Saga. Non posso uscire viva da questa situazione. Cioè, ma anche no. È impossibile. Dio. Che mi tocca fa? Che mi tocca fa? Che ho preso? Ok, risorsine. Solo che mi serve niente, raga, uno spray. Proviamo ad usarlo adesso. Raga, sono troppi, dai. Cioè, parlamone. Oddio. Mi sa che ho colpito quello giusto. Non mi toccare. Non mi toccare. Mi sono bloccata qua da sola, da brava imbecille. Ovviamente non è che poteva essere finita qua. Non tornare. No, lui si dissolve allegramente nel metaverso per poi sicuramente venirci a rompere l'Isebedei di nuovo più avanti. Ada, è inutile che tu dica non tornare con quel tono minaccioso, cioè...
Non facciamo paura a nessuno. Ok, questo coso tornerà e come? Purtroppo. Accidentaccio. Allora, di qua l'uscita. Comunque, volevo vedere se c'è robetta utile. Che incubo. Perché devono essere sempre così orripilanti i nemici e disgustosi? Allora, risorse. Qua ovviamente non si può entrare. Qua non c'è un cappero di utile. Qua non si può entrare. Non ci resta che venire di qua. Va bene, allora rompiamo questi ultimi due vasi. Polvere da sparo e munizioni pistola. Ci piace, ci piace. Ricarichiamo un attimo e... non mi posso creare un vero cappero, ragazzi. Non ho abbastanza risorse. Che palle, polvere da sparo, quello che è. Luis! Sto arrivando. Centrale, mi riceve. Luis ha nascosto l'ambra, ma l'ho già mandato a recuperarla. Centrale, mi ricevi? Brondo? Continua. Oh. Purtroppo abbiamo avuto degli imprevisti. Quindi? Che pensi di fare al riguardo? Luis è già diretto verso la chiesa. Tengo d'occhio i suoi movimenti. Molto bene. Allora farei meglio a sbrigarti. Ok. Devo confermare il percorso. Do un'occhiata all'area circostante. What the fuck? Ok, ragazzi, abbiamo il Batrampino. Batman ci fa un baffo. Va bene, allora, qua intorno non c'è una mazza, quindi non ci resta che volare. Vediamo un po', vediamo un po'. Cosa c'è in Deresande? Quindi dobbiamo arrivare lì. Tu sai come fare. Certo, certo, io so come fare. So fare tutto e di più. Sembra pericolosa. Meglio fare attenzione. Le catapulte! Aspetta, me lo ricordo sto posto. È un incubo. Che cosa ci sarà lì? Sto cazzo! Vabbè, non voglio essere volgare come al solito. Ok, ragazzi, allora questa zona me la ricordo. È stata una zona che mi ha fatto smadonnare non poco. L'ambra, l'unica cosa. Ho capito, accidentaccio. Che conta. Sì, amico, sì. Piccola gita e portamela. Va bene, vogliamo di sotto. Tutto chiaro. Ma prima faccio un bel giro turistico. Certo, non vedo l'ora. Non c'ho più colpi, non posso fare una mazza di niente. Raccogliamo questa. Ehi, 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 ehi. Ma potevo fare uccisioni silenziose o robe simili? Oh, certo che posso. Bene, bene, questo ci avvantaggia un pochettino. Polvere da sparo. Intanto che il cadavere si dissolve, posso ammazzarlo questo silenziosamente. Non so, probabilmente si girerà proprio nel momento in cui io sarò vicina. Ma ce la facciamo. Fermi, fermi. Ok, ci piace. Quindi raccogliamo quest'altra polvere da sparo. Quest'altre munizioni. Posso crearmi delle munizioni per la mitragliatrice? No, mi servono, accidenti, le risorse XL. Niente da fare, va bene. Allora, intanto scendiamo di qua, ragazzi. Posso ammazzare anche lui. Zitta, zitta, senza attirare l'attenzione di nessuno. Certo. E vai, si piazza, si piazza. Pejetas. Ah, era da un po' che non trovavo delle pejetas, ragazzi. Che meraviglia. Certo, i vostri costumi io li avrei riguardati un attimino prima di metterli, perché sembrate, non lo so, dei sadomaso pezzenti o robe simili. Eccala. A posto. A posto. Ci sono riuscita anche stavolta. Assore, dai, a mamme, ti ho preso fuoco. Pensavo di poter salire, ecco. Ok. Arrivederci. Arrivederci, ragazzi, arrivederci. Scusate, scusate. Scusate, ho un po' di fretta, ecco. Attacchi corpo a corpo con lanciarampino. Puoi usare il lanciarampino per spostarti vicino ai nemici storditi e colpirli con un attacco corpo a corpo. E in questo caso, visto che ero già vicina, lo colpirò direttamente così, guarda. Ancora vivo? Guarda, rimani a terra, non ti disturbare a rialzarti. Ecco, grazie per le pejetas. Intanto qua sta esplodendo tipo il monodo. Munizioni mitragliatrice, ottimo. Mi sa che combinerò queste due erbe, ragazzi. Mi sa proprio di sì.
perché mi sa che ne ho proprio bisogno. Allora, ce n'è un altro in arrivo, sta arrivando di qua, direi di fare attenzione e di non farci colpire. Ecco. Ehi, avvicinate un po', sorda, pure a te. Veramente pessimo. Ok, non cadere lì sotto, dammi quello che mi devi dare. Ok, polvere da sparo. Intanto ho sprecato tutti i colpi premitragliatrice che c'avevo. Ok, regà, sta arrivando tipo un esercito, è una roba allucinante. Ok, muori. Accidenti, è morto. Ok. La madonna. Ok, 2 in 1. Soreta, che cazzo. Chi ti ha dato il permesso di afferrarmi così da dietro? E mi dissocio. Mi succede a tutto. Non mi colpire, non ti azzardare. Ok, proviamo a far così, ragazzi. Un po' di corpo a corpo. Raccogliamo un po' tutto quello che si può raccogliere. Intanto ho preso un pochettino di munizioni per pistola, il che non fa mai male. Fatto sta che adesso che sono qua sopra dovrei trovare il modo per arrivare al cannone. Ah, qua intanto però ci stanno una scatoletta e un bariletto. E raccogliamo pecetas e risorse L. Finalmente, ragazzi. Qua di risorse L. Qua c'è un forzierino. Bracciale sontuoso. Ci piace. Allora, qua è da dove sono arrivata. Per cui c'è un modo per procedere da qua sotto? Devo per forza arrampicarmi? No, posso andare di qua. Perfetto. La madonna. Minchia. Guerritissimo, amico. Scusa. No, è caduto da solo. Ma dai. È stata una scena abbastanza pietosa. Ecco, adesso tocca a te. Ecco, a posto. Muori. Non ho più il coltello. Va bene. Quindi attenzione ai colpi, ragazzi, di cannone. Ah sì, cannone, di catapulta. Non vorrei di certo saltare in aria adesso. Quindi, oddio. Vediamo un pochettino se qua c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. Stiamo al riparo. Non so se riuscirò. Ecco, lo stavo giusto dicendo. Se riuscirò a passare illesa. Qualcuno sta... Ah, la fessa tesoreta. Regà, non si può passare di qua, No. Una morte, oserei dire, pessima, veramente pessima e vergognosa. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria. E niente, mi tocca rifare tutto. Che meraviglia. Non vedevo l'ora. Vedete, mi ricordavo che questa zona fosse una merda, ragazzi. Infatti mi ricordavo bene. Direi di provare a passare già da sotto. Ciao, bro. Senza... Cioè, cercando di non allertare nessuno, perché sennò, regà, da qua non si può passare. Quindi prima di andare di sopra, vediamo di fare il giretto da sotto. Oddio, no, sono in 10. Ok, ammazziamo questo. Stai giù, vediamo di fare un lavoretto pulito. Ammazziamo questo. Ciao, bello, pure a te. Grazie per la tua... breve ma intensa partecipazione. Che sta succedendo, vabbè. Versi strani a parte. Raccogliamo tutto e vediamo adesso, ragazzi, di passare da qua sotto prima che succeda il delirio. Ok, questo si è appena girato. Che botta di chiappe. Perfetto. E facciamo attenzione, ragazzi. Facciamo di fretta, passiamo adesso. Ok, granata stordente. E perfetto. Ok, adesso possiamo passare di qua, raccogliere quello che c'è qua dentro, un bel rubino, e arrampicarci di sopra. Perfetto. Allora, che abbiamo qua? Scatoletta, bariletto, pecetas, granata frammentazione. Ovviamente ci abbiamo tutto bello a disposizione, ragazzi. Adesso dovremo arrivare fin lì. Ammazza quanto arriva lontano sto battrampino. Incredibile. Ecco qua. Appa, porca miseria. Eccala. Mannaggia tutto, regà. Ovviamente lo spray l'avevo usato già prima, quindi mi tocca di nuovo riusare la miscela di piante e sperare che questa volta le cose mi vadano meglio. Mi andranno sicuramente meglio con questo. Non lo posso usare? Certo che lo posso usare. Quindi scusate, ragazzi, però non ho la minima intenzione di farmi ammazzare di nuovo da dei poverazzi come voi. Ok, quindi via un altro. Da dove arrivano le altre palle? Da là sopra, oddio. Dio, l'ho mancato tantissimo, ragazzi. Dai, su.
Ok, mo dovrei centrarlo, perfetto. Questo l'ho centrato e qua c'è un'altra, altra catapulta, avanti tutta, boom, bitch, salta in aria anche lei. Sono altri rompiscatole per ora? Sembrerebbe di no. Esci! Esci! Ok, perfetto. Allora, questa prima fase dovrebbe essere riuscita, sperando che non ci siano altre sorpresine ad attendermi più avanti. Aspetta un attimo, scusa, posso girarlo ancora di più? Ah no, non posso girarlo più di così. Va bene, andiamo allora. Whee! Perfetto, Vegetas, Vegetas, che altro? Scatolette, piantina, granata frammentazione, Vegetas. Che altro c'è qua? Munizioni pistola. E questi sono saltati in aria, va benissimo così. Vegetas, munizioni pistola, perfetto. C'è altro? Non so se c'è altro. Vediamo da qui se possiamo arrivare da qualche parte. Ammappete. Andiamo, va. Whee! Che agilità, signore e signori. Che agilità. E quanto fascino. Oddio. Niente, Mr. Kela, ragazzi, si è invaghito di Ada, mi sembra anche ovvio, voglio dire. E qui finisce il primo capitolo. Salvare i tuoi progressi? Ovviamente sì, cioè, che domanda è, su via. Allora, ragazzi, visto che comunque il DLC di per sé non penso che durerà tanto, direi che possiamo fare così. I video non usciranno tanto lunghi, poi dipenderà ovviamente anche dalla lunghezza dei capitoli. Però per questo primo video, ragazzi, visto che siamo riusciti a finire il capitolo 1, direi che possiamo fermarci qua. E che dire, ragazzi, sono contenta di essere tornata nel mondo di Resident Evil 4, che comunque è un gioco che mi è piaciuto veramente tantissimo, a maggior ragione il remake, quindi la serie su questo canale mi è piaciuta veramente molto e quindi è bello ritornare qui. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un buttascio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!